Quest'anno era già salito sul gradino più alto del podio ai campionati italiani dell'inseguimento a squadre, ma quello che Andrea Berzi ha ottenuto domenica è il risultato più bello della stagione. Il bergamasco in forza al progetto ciclismo Rodengo-Saiano, infatti, si è imposto sul traguardo della sua Bolgare nella gara organizzata dalla sua ex società, cogliendo il primo successo su strada tra gli allievi. E lo ha fatto in un modo coraggioso. Berzi, per quanto sia un atleta veloce, non ha atteso la volata, ma ha attaccato all'ultimo chilometro, riuscendo ad anticipare di una decina di metri Daniele Donesana, Filippo Pastorelli e Paolo Castelli, altri tre pistard che ad Almine si sono vestiti di tricolore. Un finale emozionante e un ordine d'arrivo di tutto rispetto per il 32esimo trofeo Rico Rocca, gara organizzata dalla Polisportiva Bolgare a cui hanno partecipato 84 atleti in rappresentanza di 29 società. Sul collaudato tracciato pianeggiante di 69 km sono stati molti ragazzi a provarci, tra cui Fabio Chiodini, altro ex della Polisportiva Bolgare, ora in forza al Valseriano Albino. Ma, nonostante gli sforzi, le velleità degli attaccanti sono sempre state soffocate dalla risposta del gruppo. Quando su via Dante Alighieri ci si preparava per una volata di gruppo, all'ultimo chilometro ecco l'allungo di Berzi, che ha sfruttato un rallentamento nel treno della Feralpi per involarsi verso il traguardo e una vittoria che, per sua stessa missione, ha un valore particolare. Questa qua è stata una vittoria di testa, gambe e cuore. Veramente cuore, perché vincere qua volevo proprio per ringraziare la mia squadra che mi ha tenuto qua 7 anni. Gambe perché sono in un momento di forma e bisognava sfruttarlo, e testa perché già prima di partire avevo pensato a questo attacco qua. C'era davanti a te la Feralpi che faceva paura perché erano tantissimi. No, cioè vedevamo la fila, non si vedeva il primo, talmente erano tanti. Però appena gli sono mancati un po' di gambe a loro, l'ultimo chilometro, ho fatto uno scatto, sono andato via, ho provato a fare un inseguimento individuale che di solito mi esce bene. Sono uscito dall'ultima semicurva, vedevo l'arrivo, non avevo più per pedalare, però vedevo il gruppo arrivare, volevo vincere, ho dato tutto, ce l'ho fatta finalmente. Alle spalle di Berzi hanno poi chiuso Donesana, Pastorelli e Castelli, con il vincitore di Fara Geradata, Luca Biffi, quinto. Tra i piazzati anche Lorenzo Salvetti, Michele Valtolini, Hamza Annabe, Nicola Campesi e Mattia Pedrini.